E prima hai detto che bisogna vivere nelle regole della città, ed è una frase sicuramente giusta. Tra i diritti rari esistenti nelle Costituzioni, oltre a quello alla felicità, alla ricerca della felicità, è rarissimo anche il diritto di resistenza. Esiste, ma è rarissimo. Togliamogli via un po' di drammaticità e chiamiamolo soltanto diritto di disobbedienza. Quanto è necessario fare da Antigone ai giorni nostri, rifiutarsi di obbedire a leggi non giuste, e quanto invece è sbagliato secondo te? Se ora sicuramente siamo sempre di più provocati a dobbiamo resistere e utilizzare la disobbedienza civile, che forse ora sarà sempre di più l'unico modo di confrontare questa forma di totalitarismo, un totalitarismo soft, dico, ma un totalitarismo attraverso i media, i poteri economici, tutto questo complesso che vediamo sia in Italia che in Francia. Sono terrificato ogni giorno quando leggo il giornale francese, ciò che si passa, il disprezzo dei diritti per gli stranieri, ma anche per i cittadini, eccetera. Che la distruzione della giustizia, dello Stato di diritto, eccetera. Dico, dobbiamo entrare in resistenza. E penso che il movimento della decrescita è una forma di resistenza. Resistenza civile pacifica. Sì, pacifica, ma non troppo, si deve. Si deve essere fortemente, come l'ha fatto José Bové contro gli OGM, si deve anche avere il coraggio di distruggere questi campi di OGM e essere processato per mettere Anche per mettere in crisi il sistema, appunto, sì, perché sì, poi sì, 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 sì. ci vengono fuori delle Questa era anche la contraddizioni. lezione di Gandhi, e probabilmente Gandhi anche è un precursore della decrescita, perché il progetto di Gandhi, che purtroppo è stato tradito da Nehru, ma il progetto di Gandhi non era di fare dell'India una potenza industriale, eccetera, ma era più o meno di fare una società del buon vivere, del buon Ma vivere. infatti, se non ricordo male, c'era una frase di Gandhi che più o meno diceva che la natura è sufficiente per sfamare tutti ed è insufficiente per le bramosie di pochi. Sì. E questo allora è verificato oggi dal punto di vista ecologico di una cosa incredibile. Si è calcolato che, perché si dice alcune volte, si dice ma il problema è demografico, siamo troppo numeri, si deve diminuire, eccetera. Dico, ma non è il centro del problema, forse c'è un problema che siamo troppo numeri, ma ora il pianeta potrebbe sopportare 23 miliardi di Burkinabè. Se tutti vivevano come i Burkinabè, di cui ho detto che erano ancora capaci di fare della gioia di vivere. Bon, 23, ma se tutti vivevano come gli australiani, con il fuoristrada, eccetera, al di là di 500 milioni dovremmo uccidere tutti gli altri. Il pianeta non potrebbe sopportare più di 500 milioni di altri. E c'è un circolo di potenti che si chiama il Club de Bilderberg, dove ci sono tutti i grandi potenti di questo mondo, che lo sanno bene loro che con la fine del petrolio dobbiamo tornare. Per amore o per forza, per loro per forza, sicuramente non hanno il progetto della decrescita, dobbiamo tornare ai
il mondo di prima la rivoluzione industriale e hanno calcolato che in questo mondo, per loro, perché loro vogliono continuare a vivere, perché come diceva i Bush, padre e figlio, il modo di vivere degli americani non è negoziabile, e allora devono cancellare 9 su 10 della popolazione mondiale. Il pianeta può sopportare soltanto 500 milioni di abitanti. Non ci sono parole a un'affermazione del genere, penso che non ci siano parole. Torniamo un momento, poi lascerò la parola anche a voi perché sì. Immagino che le domande siano tante. Torniamo soltanto per un momento ancora all'argomento con cui siamo partiti, la crisi. E dal tuo punto di vista, hai notato se qualcuno colpito dalla crisi ha incominciato a essere più sensibile nei confronti di una decrescita e a impegnarsi per renderla realizzabile? A livello nazionale, a livello globale, mondiale, no. Sicuramente no, no. Purtroppo no. Non vede... invece a livello locale, sì. In questo momento c'è un movimento che si sviluppa molto in Inghilterra che si chiama Transition Towns, le città in transizione. In divenire. L'obiettivo è di affrontare la fine del petrolio, la fine dell'energia, buon mercato, eccetera, e di recuperare l'autosufficienza a livello dei comuni. E lo fanno con una rete che non sempre che si sviluppa. E la loro parola, che mi sembra interessante, è la resilienza. Resilienza è una parola che viene dall'ecologia scientifica, che vuol dire la capacità di un sistema vivente di sopravvivere a delle condizioni difficili, delle condizioni estreme, eccetera. E come ora, purtroppo, ora siamo sicuri che prima della fine del secolo ci sarà almeno 2 gradi di più, almeno. Forse sarà 6 gradi, e 6 gradi di più possiamo chiudere la porta, l'esperienza umana è finita. Ma 2 gradi è possibile, ma si deve organizzarci. E loro pensano di già preparare questa realtà, che sarà la realtà dei nostri figli, organizzare come organizzare la città per affrontare queste circostanze che oggi sono sicure. Donc, come vivere con... risparmiare l'energia, fabbricare l'energia autonoma, rinnovabile, come approvvigionare la città, ritrovare l'agricoltura nella periferia della città, perché sicuramente quando sarà il grande caos non ci sarà più il supermercato per trovare tutto, eccetera. Si dovrà trovare l'approvvigionamento come ora abbiamo in Francia il sistema delle AMAP, ma in Italia ancora i gas. Più o meno il sistema di gas, di fare accordi con gli ultimi contadini o diventare contadino se stesso, eccetera, c'è tutto. E loro hanno capito la lezione, ma a livello nazionale per il momento no, perché al momento pensano che si deve rilanciare, che fare le medesime errori.